Sono stati affidati ai ragazzi dell'associazione Abruzzo Autismo Onlus di Teramo i lavori di decoro dei camerini della foresteria del teatro comunale e lo faranno grazie al progetto Murales che prevede la realizzazione di una serie di dipinti, un esempio di come si possono abbattere soprattutto le barriere mentali con esempi concreti di integrazione. Il progetto Murales non è certo la prima iniziativa di inclusione perché l'associazione già in passato ha presentato validi progetti coinvolgendo proprio il teatro comunale. La collaborazione con ACS è nata già l'anno scorso per quanto riguarda il primo CD di Autismo Abruzzo Onlus e sta proseguendo. Infatti in questo periodo abbiamo firmato con ACS una convenzione per la riqualifica degli spazi interni del teatro, quelli relativi alla zona degli artisti. Questi spazi verranno valorizzati attraverso delle opere murarie che saranno realizzate dai ragazzi di Autismo Abruzzo, sia dalle persone autistiche ma anche dai nostri volontari. È un progetto di inserimento lavorativo, infatti in questo modo noi cerchiamo di comprendere quali sono le competenze dei nostri ragazzi per inserirli nel mondo del lavoro e fargli vivere la città, ma anche di inclusione sociale, perché all'interno del progetto lavoreranno anche i nostri volontari, quindi persone non autistiche. In questo modo poi i ragazzi saranno a contatto con gli artisti e con tutte le varie persone che vivono il teatro comunale di Teramo. È un momento molto importante per noi perché i ragazzi diventano protagonisti della città, iniziano a vivere da protagonisti la città e vengono valorizzate le loro competenze. Questo progetto si sposa completamente con la politica culturale di ACS, che vede il teatro non solo come un luogo fisico ma anche come un luogo di comunità, un luogo dove le diversità si incontrano e si confrontano. Il progetto di Abruzzo Autismo Onlus è un progetto importante che vede appunto verso questa direzione il teatro, non solo un luogo fisico ma un luogo di incontro e confronto e un luogo della comunità, e quindi deve essere particolarmente partecipato anche attraverso queste attività. Vivranno la città in maniera diversa, vivranno un momento formativo importante, avranno la possibilità di realizzare delle opere e di mettere all'interno del teatro comunale, quindi un bel momento per la città e per i ragazzi che saranno sempre più introdotti in quella che è la vita quotidiana della nostra città e degli altri, con gli altri ragazzi.